Fiera e Maya, 350 stand espositivi, 250 espositori. Oggi ha un primato importante, è l'unica campionaria rimasta in Sicilia tra le poche del Meridione. I numeri della Novembrina 2011 amplificano una fiera che comunque riesce a mantenere la rotta pur in un periodo di crisi e in cui il sistema fieristico attraversa una fase di mutamenti. L'organizzazione della campionaria è stata affidata al direttore Giuseppe Sulsenti. Sicuramente una delle fiere più importanti da Roma in giù, sicuramente la campionaria più importante della Sicilia, del nostro territorio. Siamo particolarmente contenti perché abbiamo il tutto esaurito, siamo alla 45esima edizione, quindi voi capite bene, insomma, da ben 45 anni che questa edizione riscuote il successo dell'impresa, riscuote il successo dei visitatori e degli espositori. Alle Maya danno il proprio contributo anche la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio, l'Agenzia delle Entrate, i Comuni di Gela e Niscemi, Confcommercio, Confesercenti e CNA. La novità di quest'anno è l'Associazione Siciliana Consumo Consapevole, che mira ad acquisti alimentari più informati e responsabili, favorendo il risparmio e contribuendo a sostenere l'economia dei paesi in via di sviluppo con il commercio equo e solidale. A Vittoria si occuperà anche di celiachia. Il nostro contributo quest'anno è fare l'animazione per le classi che verranno a visitare la fiera e soprattutto animazione su un tema particolarmente importante come quello della celiachia e dei diabeti e dei diabetici, e quindi come sia importante una corretta alimentazione per prevenire in generale le malattie. Noi lavoriamo con le scuole sul concetto di imparare giocando e devo dirvi che abbiamo grandi successi, tant'è vero che la nostra associazione è nata un anno fa, nel giro di un anno possiamo dire oggi che siamo oltre 50.000 iscritti.